Con la presentazione ufficiale della squadra 2014-15 si è alzato il sipario sulla nuova stagione della Lube campione d'Italia. Un grande spettacolo tutto targato Lube Treia, andato in scena al Teatro Comunale dove, uno ad uno, giocatori e staff sono saliti sul palco. Il primo all'appello per ordine di maglia è l'acclamatissimo Alessandro Fei, che torna con soddisfazione alla Lube dopo 13 anni. Grande calore dei tifosi anche per il nuovo schiacciatore Giulio Sabbio, onorato di essere in una vera squadra dopo tanta gavetta. L'ultimo ad essere chiamato con il numero 18, il neocapitano Marco Podrascanin. Obiettivo difficile dichiarato, puntare al quarto scudetto, ha detto coach Giuliani. Come ho detto prima in presentazione, sono 8 anni che chi vince lo scudetto non riesce a ripetersi, quindi spero che l'entusiasmo ci accompagni anche quest'anno nonostante la vittoria dell'anno scorso, perché sarebbe invece bello smentire la statistica. Siamo sicuri di potervi offrire un grande spettacolo anche quest'anno, ha aggiunto la presidente Simona Sileoni, che ha chiesto alla squadra motivazione, attenzione, cuore caldo e mente fredda. Sì, cuore caldo, mente fredda, perché ciò che sta facendo la squadra di Bonitti in questo momento, e sia la Francia che praticamente la Polonia, hanno dimostrato in questo mondiale che non occorrono solo tecnica e tattica, che sono imprescindibili da tutto, ma anche cuore e mente fredda. A chiudere la serata gli interventi del DS Stefano Recine, del vicepresidente Albino Massaccesi. Quella che sta per iniziare sarà per lui una stagione diversa dalle altre, visto il nuovo incarico come presidente della Lega di Pallavolo di Serie A. Sì, sarà una stagione molto diversa, perché sicuramente la Lega, avere la responsabilità di una Lega come quella attuale, perché poi questa è la Lega che da quest'anno si chiama Superlega, quindi tutti si attendono qualcosa di più di quello che è stato fatto fino ad oggi, cosa non facile, e per cui sarà un impegno estremamente, direi, più gravoso. Sicuramente nella mia persona è stata un po' fatta la scelta di chi rappresenta una società che ormai diciamo è la più vecchia del campionato italiano, è più di 20 anni che siamo in Serie A e non ce ne sono altre, quindi anche questo credo che sia un rispetto dovuto alla nostra società.